Benvenuti al Peggiano. Associazione Metri Duro sta organizzando questa manifestazione. E al chilometro zero ci sarà la partenza piede a terra. Ricordo che oggi è la seconda prova, domenica 23 si gareggia con Dolcino, terza prova. La terza prova si gareggia 5 giugno e la quinta prova si effettuerà l'ultima prova del campionato a Santa Anastasia dal supermercato Piccoli, grande manifestazione e premiazione finale.
percorrete un percorso che è abbastanza, abbastanza pericoloso, quindi fate attenzione, in bocca al lupo e tutto migliore.
destra a sinistra. Said his body's too old for working. His body's too young to look like it. Mom went off and left him. She wanted more from life than he could give. But said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. We go cruising and seeing ourselves. We still ain't got a job. Not work in the market at the Chicago. I don't think it's gonna get better. You'll find work and I'll be promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. You got a fast car. See if fast enough, she can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or let die this way. Di qua. We can't explain. Maybe we're helping each other escape. In la 34. Who knows the secret tomorrow will hold? Pino, numero 49. Ciao Marino. Come ci fai tu? Ora aspetta l'arrivo. Facendo un bel lavoro con i giovani del Vito Citras, avete messo su con l'associazione ASD ciclistico di Vito Citras un bel gruppo di amanti dello sport. Allora, che ci dici un poco di questo percorso? Ero sicuro che il percorso era bellissimo, che gli altri anni, gli amici del Biking Tour hanno sempre regalato un percorso mozzafiato. Complimenti a Emilio, Morena e tutti gli altri.
e in bocca al lupo. Giuro. Grazie, allora in bocca al lupo anche a te per quello che stai facendo per il ciclismo campano. Il ciclismo è stato sempre uno sport primario nel Vallo di Diano. A San Cono, dicevo qua, la Coppa San Cono negli anni 80 è un appuntamento internazionale, una gara sentitissima da tanti ciclisti dell'Italia. A livello nazionale è stata una grande manifestazione, la Bacon Tour ha portato di nuovo la Coppa San Cono ed è qualcosa di molto molto particolare. Ah, ma che chiuda la Rai là, avvicinatevi. Oggi anche il sole ci ha ospitato in modo splendido. Mattina non so. I ringraziamenti vanno agli enti pubblici e le amministrazioni ovviamente coinvolte. Comune di Peggiano, in persona del sindaco Michele Di Cappia. Un sentito ringraziamento ovviamente, vedo che qui con paesani fanno un applauso. Allora gli atleti sono ovviamente ancora un po' distratti perché stanno mettendo un po' di carboidrati nel proprio granaio, perché la gara è stata impegnativa, il sole ci ha aiutato perché con la pioggia sicuramente avremmo avuto molti più problemi. C'è stato un problema all'inizio lì su uno sterrato che purtroppo c'erano un po' di detriti che provocavano degli incidenti meccanici, e uno di questi, vittime di questi incidenti meccanici, sono stato anche io. Purtroppo capita, noi avevamo ampiamente annunciato, però voglio dire, nelle gare ci sono anche gli incidenti meccanici. Diciamo che adesso aspettiamo un attimo che gli atleti ultime i loro carboidrati, perché trattasi di carboidrati, qualcuno anche ho visto alcolici con un po' di vino, e passiamo ovviamente ai ringraziamenti. Allora, mi ero fermato al sindaco Di Cappia, che ovviamente lo ringraziamo, perché quando si fanno queste manifestazioni è per volere politico ovviamente, e noi ci mettiamo la parte sportiva. Allora, un sentito ringraziamento anche per il supporto al vice sindaco con delega allo sport Luigi Morello. Ecco, grazie. Poi il comitato feste San Cono che sempre partecipa a questo. Io praticamente 35 anni fa ho partecipato con una gara su strada, anzi più volte l'ho fatta, sono arrivato anche secondo qui su questo traguardo, in volata con un bresciano, siamo arrivati qui nella curva, la gente curiosa si è buttata in mezzo alla strada, io non sono riuscito più a superarlo e sono arrivato secondo, però è una piazza che mi piace e mi si attrice. Allora, comitato feste San Cono, ovviamente la persona del parroco Don Giuseppe Tupo e di Don Andrea la regina. E del presidente Como di Sarri. Eccolo qui. Como di Sarri è il nostro vice. Sì, l'ho visto spesso sul percorso che ci riprendeva con la videocamera. Allora, Don Giuseppe, la comunità montana Vallo di Diano, in persona del presidente Raffaella, il mio amico Raffaella Cetta, un sentito grazie per l'interessamento all'assessore Gaetano Spano. Poi mente Parco Nazionale del Cilento del Vallo di Diano e al Bulli, Protezione Civile del Vallo di Diano, sezione di Teggiano, Comando di Polizia Municipale di Teggiano, stazione Carabinieri di Teggiano e circolo. L'assessore vuole portare un saluto a tutti gli atleti e ai partecipanti di questa bella manifestazione. Il signor. Buongiorno a tutti e grazie. Grazie innanzitutto all'associazione Bike Tour Vallo di Diano per aver scelto la cornice del nostro bel paese per questo primo trofeo San Cono. Quindi un ringraziamento particolare da parte del sindaco, di tutta l'amministrazione comunale. Un ringraziamento alle forze dell'ordine, ai vigili e alla protezione civile che hanno collaborato insieme a noi. E grazie agli atleti e come prima edizione penso che avete avuto un buon successo, erano 60-62 iscritti, quindi un buon successo. Speriamo per l'anno prossimo, quindi già ci diamo appuntamento per l'anno prossimo,
per un seconda edizione. Un grazie particolare veramente lo volevo dare anche al nostro consigliere con Antonio De Via, il quale mi ha pressato veramente da mesi per far sì che questa manifestazione venisse fatta qui a Teggiano. Quindi grazie al coronatore che è anche un vostro associato, però oggi non sarà sentita di fare questo percorso concluso. Grazie ancora a tutti e arrivederci all'anno prossimo. Benissimo, quindi abbiamo avuto anche la testimonianza dell'amministrazione. Ovviamente passiamo alla premiazione dei primi tre assoluti, partendo ovviamente dal terzo. Stato Mastrangelo Raffaele, terzo assoluto sul traguardo di Teggiano del terzo europeo Coppa San Polo. Secondo classificato. Va bene. Allora passiamo al secondo, Cristiano Antonio, è stato primo a parlare di domenica scorsa, oggi non è venuto il popolo. Primo di categoria, Onofrio Bonzillo, che viene con il suo cavallo di Carbona, direttamente sottolineato primo assoluto sul cavallo. Tutti a posto. Si passano